Radio Radicali, siamo con Susanna Ceccardi, candidata della Regione Toscana per il centrodestra alle prossime elezioni regionali. Allora, è soddisfatta di come si è ricomposto il quadro per le prossime elezioni regionali e che sia stata scelta lei e con quali prospettive? La Toscana è una regione contendibile perché per la prima volta il centrodestra va unito. 5 anni fa non fu così, il centrodestra era diviso e il PD rivinse. Purtroppo per i toscani. Oggi il centrodestra invece ha trovato una convergenza sul mio nome, non posso che ringraziare anche gli alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Io credo che sia una battaglia aperta, apertissima, perché la Toscana in questi anni ha subito un grosso gap rispetto ad altre regioni, anche del nord, che hanno avuto un grosso passo dal punto di vista economico. Nessun investimento per aiutare le aziende nella fase post-Covid, nessun investimento di lunga gettata per lanciare la Toscana in un sistema europeo di sviluppo e di aiuto appunto a tutte le imprese che compongono il nostro tessuto. Tantissimi imprenditori, mammelici, professionisti si rivolgono a noi perché sognano una Toscana diversa e noi abbiamo non solo il grande onore, ma il dovere di prospettargliela questa Toscana diversa. Senta, il fatto che il centrosinistra si presenti diviso in alcune regioni, come ha fatto per esempio Italia Viva in Puglia, pensa che vi faciliterà nel computo complessivo del confronto? Centro-sinistra si presenta diviso, ma anche quando si presenta unito è molto diviso, perché le battaglie, non solo all'interno del governo, ma anche nelle singole regioni, sono evidenti e molto spesso a risentirne sono i cittadini. Quindi credo che questa divisione atavica, molto vecchia, del centro-sinistra, chiaramente ci avvantaggia perché l'elettore di fronte a un centro-sinistra che non ha idee, che non ha prospettive, preferisce dei candidati credibili del centrodestra. Un'ultima domanda, è stata presentata questa tornata delle regionali come una vittoria di Berlusconi sulla Lega per quanto riguarda le candidature. Qualche giornale ha avanzato questa ipotesi, lei come l'ha trovata questa cosa? Al primo partito del centrodestra spetta l'onore e anche l'onere a volte di fare un passo indietro. Quindi Matteo Salvini, con grande spirito di unità, ha deciso di fare un passo indietro su alcune scelte che secondo i dati elettorali, i risultati elettorali, i sondaggi, sarebbero spettate alla Lega. Però abbiamo ottenuto molti sindaci di capoluogo di provincia e quindi anche per un forte radicamento in meridione. Io credo che si sia trovato comunque il giusto equilibrio. Bene, grazie, le faccio in bocca al lupo per le regionali. Ringrazio Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra in Toscana. Grazie a voi. Grazie.